Eccoci con Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne, uno dei più rinomati di Caserta, a pochi metri dalla Reggia. Sì, buongiorno a tutti, andiamo in cucina così vi faccio vedere subito una ricetta. Allora, un piatto con la mozzarella di bufala campana DOP, un piatto semplicissimo per noi, che è la palla di mozzarella ripiena di tagliolini al basilico, impanata e fritta e adagiata su una salsa di piselli. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la mozzarella, la facciamo riscaldare leggermente al microonde in maniera tale da poterla schiacciare leggermente per poter inserire all'interno della pasta. Come è nato questo piatto? È nato dal desiderio di poter trasferire un prodotto buonissimo come la mozzarella di bufala campana DOP, la pasta e la frittura. Quindi in un unico piatto ci sono tre elementi buonissimi: mozzarella, pasta e frittura. Abbiamo già preparato dei tagliolini al basilico con una crema di basilico che prepariamo noi senza aglio, con formaggio grattugiato, con del grana padano DOP, olio extravergine, sale, pepe. E che cosa facciamo? Richiudiamo la mozzarella, stando attenti che sia ancora calda per poterla appunto rimozzare, e riformiamo la sfera. Riformando la sfera la tamponiamo leggermente con della carta per poi passarla nella farina, nelle uova battute e nel pan grattato, almeno per 3 volte, e poi la friggiamo. E la panatura la facciamo con del pane bianco che tostiamo leggermente. Appunto viene una panatura molto, molto sottile, molto soffice. Riformiamo con il pan grattato la forma tondeggiante appunto della mozzarella in maniera tale che viene bella, uniforme e compatta, perché sappiamo tutti benissimo che la mozzarella di bufala campana DOP è un prodotto fresco e quindi ha all'interno del prodotto stesso tanto siero, tanto latte di mozzarella, e quindi bisogna che la panatura sia abbastanza omogenea, altrimenti il latte fuoriesce e si perde un po' di panatura. Ci prepariamo una salsa, che è una salsa di piselli appena appena con un soffritto di scalogno, e noi di solito la contrapponiamo con una salsa che voi vedrete, una salsa di pomodoro grigliata, per dare appunto, per smorzare questo eccesso di dolcezza dato proprio dai piselli. Un velo di pomodoro, perlomeno la buccia del pomodoro leggermente appassita, per poi adagiare la palla al centro.